Ci troviamo nella città vecchia di Taranto a Piazza Fontana e sono con il collega consigliere Massimo Battista. Guardate qui una grata per lo sfogo, lo scolo delle acque che è stata per metà asfaltata. La grata peraltro è ovviamente molto precaria, per cui come vedete basta che passa una macchina e traballa tutto. Alla fine Massimo sprofonderà il tutto. Ora commentiamo proprio in presa diretta. Prego, prego. Allora, in questo momento vediamo passare una macchina, è pericolosissimo. Qualora dovesse passare un camion, guardate, presa diretta, facciamo vedere. Vedete qua? È veramente pazzesco, cioè qua è in stato totale di abbandono. Sta transitando una macchina. Guardate adesso come vibra tutto, vabbè la macchina ci ha fatto una finta, Luigi. Ma si vede la vibrazione. Sì, sì, guardate, sì. Guardate qui, cosa succede? Immaginate qualora dovesse passare un camion di grossa. Anche quello un po' più pesante. Infatti adesso vediamo il camion che sta arrivando, guardate qui. Qualcuno molto probabilmente sta aspettando che succeda qualcosa, caro Luigi. Allora, siccome anche questo, guardate qui, anche questo l'abbiamo segnalato, queste sono le cadituie, come dicevamo all'inizio, però purtroppo come abbiamo ribadito anche sulla questione dei rifiuti, noi non vogliamo assolutamente remare contro la nostra città. Il problema di fondo, Luigi, lo ribadiremo sino alla noia, questa è un'amministrazione di incompetenti. Allora, mi rivolgo all'assessore ai lavori pubblici Mimmo Ciraci. È mai possibile? Tu sai benissimo che c'è qui questa situazione, perché quando fate i vostri show, le vostre parate nella città vecchia, beh, sicuramente vi sarete imbattuti in questa situazione. Possibile? Uno, questa cavolata, questa follia di aver asfaltato, di aver messo sulle caditoie il catrame. Ma oltretutto il problema non si è risolto perché andava messa in sicurezza, andava riassestato le caditoie stesse, le grate. Questa, Massimo, è ordinaria manutenzione. No, ma il problema proprio in questa città, io vedo che qualcuno si esalta sui social, qua parliamo di ordinaria amministrazione, questo fa capire il senso di come si amministra questo territorio. Il livello bassissimo. Qua parliamo di cose naturali che dovrebbero essere risolte con uno scoppiettio di dita. Questo veramente sta accadendo. Ma al di là dei mesi, questi o aspettano veramente che accada qualcosa, perché qua è pericoloso, Luigi. Cioè, chi ha avuto quel genio di asfaltare mezza caditoia col catrame e mezza lasciarla libera, anziché mettere in sicurezza e riallineare la caditoia. Si tratta di incompetenza, questo bisogna ripulire il tutto, mettere tutto a piano, a livello, come si dice in termini lavorativi da muratori, si mette tutto a livello e bisogna assolutamente ripristinare, perché è pericoloso. Ma detto questo, parliamo di cose che dovrebbero essere risolvibili. Ordinarissima manutenzione. Però purtroppo siamo sempre qui a denunciare e noi, ripeto, siamo qui per dare una smossa a questi assessori che molto probabilmente con il loro a capo il loro sindaco molto probabilmente non girano la città di Taranto. E allora, per completare il quadro, vedete una fontana spenta sabato da mattina. Mesi, sabato mattina, con l'arrivo dei turisti. Ecco, guardate, non diciamo chiacchiere, guardate i croceristi, i turisti, quindi vedono la fontana spenta, vedono questa situazione, vedono i cassonetti traboccanti e poi ecco qui anche, guardate come non viene pulito il marmo, la pavimentazione, guardate com'è nera, Massimo, proprio nera. A me dispiace, Luigi, a me dispiace, io vedo tantissimi che veramente si danno... Andrebbe stricata, sì, qui. La città è in condizioni pietose, cioè è stato riconfermato il presidente di Chimambiente, cioè in una città normale chi ha gestito la questione della pulizia nel nostro territorio avrebbe sicuramente abbandonato o sarebbe stato rimosso, però purtroppo come noi ben tutti... Il PD ha detto... No,
e Mancarelli, e te lo devi tenere. Ma Melucci è spalle al muro. Melucci ha bisogno di una parte di opposizione che l'ha mandata a casa, però adesso lo sostiene. Fa da stampella. Da stampella. E poi ci sono tutti questi consiglieri comunali che hanno sistemato i parenti, gli amici e le fidanzate. Lo ripeterò sino alla noia. Ecco, e poi per concludere, Massimo, questo abito di Arlecchino, le chianche, mattoni di altro colore. Guardate qui, prego il nostro, ecco, guardate, guarda, nostro Pino, guarda qui, chianche di un colore, mattoni di un altro, catrame più avanti, insomma, non lo so che cos'è un abito di Arlecchino, Massimo, cos'è un... boh. Luigi, mi dispiace, a me dispiace, sono molto ma molto rammaricato. Io ripeto, questa amministrazione prima va a casa meglio è, perché non è in grado, assolutamente non è in grado di gestire la cosa pubblica, non sa amministrare.